Sull'ultimo numero della sua rivista Italiani e Europei, Massimo D'Alema scrive che la sinistra deve ridare centralità al problema del lavoro e ai suoi conflitti. Offrire rappresentanza politica al lavoro nelle sue forme moderne come nelle sue forme più tradizionali, osserva D'Alema, dovrebbe essere il compito fondamentale di una sinistra che non voglia rassegnarsi di fronte a una realtà che vede le forze produttive spostarsi progressivamente a destra. Ma cosa significa concretamente dare rappresentanza politica al lavoro? Lo spiegano bene le persone che sul sito di Italiani Europei stanno commentando in questi giorni l'editoriale dell'ex presidente del Consiglio. Uno chiede che siano eliminate tutte quelle tipologie contrattuali che non rispettano le minime condizioni di tutela dei lavoratori, tirocini, stage e contratti a progetto, contratti di cui palesemente si abusa. Un altro denuncia il fenomeno delle finte partite IVA e scrive: «Oggi se vuoi lavorare vieni costretto ad aprire la partita IVA per svolgere lavori che di autonomo non hanno proprio nulla e questo solo per aggirare le tutele del lavoro». Un terzo si chiede perché il Parlamento e il Governo non potenzino gli strumenti a disposizione degli ispettorati. E c'è infine chi spiega come dietro offerte del tipo cercasi stagista si nascondano paghe irrisorie per fare il magazziniere, lo scaffalista, la segretaria o l'operatore d'albergo che pulisce le stanze. Per non parlare della beffa ai danni di decine di migliaia di insegnanti nelle scuole private, assunte, si fa per dire, con il contratto CocoPro. Questo lavoro low cost è sempre più diffuso, mentre i consensi dei partiti di centrosinistra sono sempre più ristretti, come se domanda e offerta non si incontrassero mai.